Lei ha conosciuto il Pacciani? Sì, l'ho conosciuto, tutti i giorni ci andavo, me l'ha raccontato 100 volte che lui è innocente e tutto. Però questo qui lo dicono tutti, dottore, guardi, l'unico colpevole sono io in carcere, l'altro sono tutti innocenti. Siamo pienamente convinti. Lei dice, i carabinieri quando uscì o in un certo momento mi dissero o mi fecero vedere, mi offrirono dei libretti in cui lui aveva, mi dissero, ho visto 110 milioni. E poi lei ha aggiunto, dice, erano le pensioni dei genitori, tutto quello è metteva da parte. Pacciani mi ha sempre detto, guarda, le sonde pensioni, beh, così e così. Gliel'ha detto anche, lui. E anche un l'aveva detto a carabinieri, lui mi disse, le sonde pensioni dei miei, tutto questo e quindi, guarda, io... non li tengo io, altri teneteli voi, quindi indicazioni concrete no, sono discorsi di Pacciani. Allora mi ha detto io ho sempre lavorato. Bene, quindi quando lei dice ha sempre lavorato in carcere si riferisce a cose quello... che le ha detto Pacciani. Noi... c'è altra bene, siccome noi abbiamo di quella detenzione il giorno in cui andò via e fu dimesso 350.000 lire, lei niente sa di quanto possa aver lavorato o quanto guadagnato nella detenzione fra il 51 e il 64. Sa solo discorsi di Pacciani. È così? Senz'altro. Non bene, ho grazie. Non ho altre fonti, dottore. Perché... Buonasera. Terza ed ultima parte della storia processuale che ha riguardato il mostro di Firenze. Noi stasera abbiamo iniziato, come avete visto, con i soldi. E perché proprio con i soldi? Perché per gli inquirenti questo dei soldi è uno degli argomenti a carico di Pietro Pacciani più solidi per dimostrare la presenza di un mandante, di qualcuno che stesse dietro a questo gruppo di compagni di merende. Ma cominciamo col fare un po' i conti in tasca, Pacciani. Allora vi ricordo che i delitti sono il primo delitto è del 74 e finiscono nell'85. Ebbene, nel 79 Pacciani, che era un operaio agricolo, un uomo povero, riesce a comprare una casa dando 26 milioni in contanti. E non basta. Dall'81 all'84 Pacciani compra un'altra casa per 35 milioni e acquista una macchina per 6 milioni. Ed ancora, e per ultimo, dall'81 all'87 Pacciani risparmia su conti correnti postali la somma di 160 milioni. Quindi sono tanti soldi, ma chi gliela ha dati, si chiedono gli inquirenti. Ovviamente le risposte di Pacciani non sono mai verificabili e quindi nasce spontaneo il sospetto che chi glieli può aver dati, forse che gliela ha dati qualcuno perché lui commettesse quegli orribili delitti che sono stati commessi, ma di questo mandante ce n'è anche un'altra traccia nel processo. Ed è, ne fa il nome, non proprio il nome ma ascolteremo, ne fa il nome, vi dicevo, Giancarlo Lotti, il compagno di merende che ha confessato gli omicidi. Ascoltiamo. Allora, il dottore che nella piazza di San, di San Casciano, San Casciano Val di Pesa. Val di Pesa, precisamente, nel piazzone, nel si piazzone. Avvicinò si avvicin- al bagno. Ferma questa macchina, per chiedere a uno di noi di andare da Pietro a Mercatale, e ha detto in bagno e gli disse che questa persona doveva andare a Mercatale a prendere della roba della donna, il seno, il coso, la vagina, come si chiama, come vuoi chiamare. Questa persona era il dottore? A me l'aveva detto lui, mi ha detto mai e basta. Non sì, sono. D'accordo, gliel'ha detto Mario Vanni? Sì. Il dottore? Beh. Io posso mi indovinare le cose, se allora, me le dicano. Il dottore è andato da Pacciani a prendere queste parti della donna. Della parte della donna, Tu con il Lotti commentavi questi fatti? Commentavo sì questi fatti. Lui mi diceva, dice più in su, dice lì a San Casciano, dice c'è una villa, c'è uno svizzero. E a questo svizzero sembrerebbe che fosse morto la figlia. E allora lui era riuscito a trovare dei papiri strani, tipo egizi, no? Allora riusciva a mummificare la persona, meno che le parti molli. Hai capito? Perché le parti molli vanno via via a decomporsi. Ah, e quindi ordinava, correva voce che lui ordinasse le parti molli e femminili, certo, del seno, logico, e della vagina, logico. Certo, in modo da metterle al posto alla bambina, alla sua figliola. Sì. Tra i compagni di merenda circolava quindi questa leggenda, sicuramente perché cercavano di darsi una spiegazione e di capire che fine facevano queste escisioni, il seno sinistro e il pube.
dove venivano portati, perché non venivano lasciati lì come sfregio? Ma se noi ci pensiamo, anche questi omicidi sono stati commessi ricalcando una specie di ritualità. Ad esempio, gli omicidi venivano sempre fatti la sera, nelle notti senza luna o al massimo di novilunio, e le coppiette venivano sì colte in intimità, ma se noi ci pensiamo, venivano uccise prima che l'atto sessuale fosse compiuto. Le donne venivano allontanate dai maschi e le donne non venivano mai stuprate. A questo gruppo di merende, questa umanità perversa e primitiva, peraltro era solito frequentare la casa di un mago indovino, dove venivano officiati strani riti. E ancora, a casa di Pacciani, in una perquisizione, fu sequestrato un libro con il titolo Il satanismo e vari scritti di magia nera. Quando siamo andati a pagare l'affitto, un mio amico era rimasto un po', non ricordo bene chi degli amici perché eravamo in diversi, era rimasto un po' impressionato da una parete che c'era dietro, appunto tempestata da immagini pornografiche ritagliate e attaccate, tra l'altro attaccate su immagini sacre. Ricorda se aveva dei quadri? Sì, nella casa che aveva affittato a noi vidi questo quadro e chiesi a Pacciani chi l'aveva fatto e lui mi disse che amava dipingere, disegnare e che l'aveva fatto lui. E questo era un sogno che lui aveva fatto e che aveva chiamato sogno di fatascienza. C'era una figura centrale, era un teschio, cioè la faccia era un teschio, e lui disse che quello era il generale della morte e che in mano aveva una spada luminosa che serviva per fare giustizia. Rimasi colpita da, il resto del corpo era un corpo di un animale, rimasi colpita da delle scarpe enormi e gli disse come mai queste scarpe così grosse? E mi disse perché il generale della morte deve essere molto veloce, deve correre. Ha mai avuto occasione di fare incontri che sono rimasti a lei in mente da questa prostituta perché particolarmente anomali? Questa prostituta una volta io ci lasciai Vanni lì davanti, io non andai e dopo tornai a prendere Vanni. Dalla finestra c'era un omettino piccolo, un omino, guardava chi c'era e io mi aprì la porta. Non c'era Mario, sicché io credevo fosse Mario fosse sempre a letto con questa donna, sicché io mi permisi di aprire la camera e non c'era né prostituta né Mario e c'era un mago alla finestra con un affare rosso, c'era una finestra che la dà sulla strada, un affare rosso che appena io aprì la porta... Un affare rosso, scusi, cosa vuol dire? Tipo una lampada, un affare, io fu un attimo, ha capito? Io vedi che cosa, aveva una tonaca tipo la vostra che lei lascia lei. Esatto, un po' maghi siamo anche noi, no? Gli dico, gli spiego. Io richiusi, presi le scale e venni via. E in fondo alla strada trova Mario. Gli dissi questa cosa, io gli dissi, per l'amor di Dio, non ci torno più. Questo signore che lei vide, che reazione ebbe quando... Un gesto di stizza. Lei sa chi era questa persona? No. Perché in un verbale si dà atto che le sono state mostrate fotografie e che la polizia gli ha detto, si chiama Indovino Salvatore, esatto, di aver avuto l'impressione che fosse... Che fosse quello, però... Beh, era una sua impressione. Una mia impressione. Lei ha ricordi di esserci stata a casa di un tale Indovino? Lei lo conosce? Come se lo conoscevo, Salvatore? Perché lo chiamavano mago? Cosa faceva? Lo sa lei? Io non lo so. No. So che addirittura a una ragazza... che era il nome di Sarri. Faceva filtri, non lo so, cose sì, di bravo, le carte. Bravo, stavo dicendo. A questa ragazza gli aveva fatto dei filtri addirittura. Però so che questa ragazza è stata anche tanto male, oltretutto. Perché la Nicoletta... Era tutta una ricca, sentami, scusi. Prego. Era tutta una ricca. Andavano tutti da Salvatore. Indovino. Da Salvatore Indovino. In via di Faltignano. In via di Faltignano, andavano tutti lì. Mi spieghi cosa vuol dire questa chiesa? Vanni, Pacciani, Giancarlo, se si volevano trovare si trovavano sempre lì, soprattutto il sabato e la domenica.
Mi spieghi come sa queste cose? Le so perché l'ho vista. Allora mi racconti tutto. Cosa ha visto. Ho trovato l'altra volta una stella a 5 punte, dei ceri, trovavo delle bottiglie vuote. Poi posso parlare volgare? Parli volgare se serve. E addirittura dei guanti preservativi, come si chiama. Addirittura trovavo queste cose qui. Sul letto c'erano dei segni? C'era qualcosa? Sì, c'era del. No, c'era spesso e volentieri, c'era del sangue, ma quello uno non ci può fare nemmeno a caso, perché ho pensato anche a una donna gli sia venuto per dire le sue cose. Però io ci ho trovato anche del sangue. Spesso? Spesso. Ce n'è una di Prato che addirittura la prendeva a maialino, addirittura la ammazzava e gli mangiava il cuore addirittura crudo, in casa di Salvatore, l'indovina. Senta, lei ha mai visto se c'era un cartello con delle lettere? Sì, io ho visto anche un cartellone e c'era una lettera, da una parte c'era un sì e da una parte c'era un no. Poi c'era tutte le lettere dell'alfabeto e nel mezzo c'era sempre questa, una tazzina di caffè. C'era. Poi guardi, signore, invece di domandarla a me lo può domandare direttamente a Giancarlo. Non si preoccupi, io glielo chiedo. Lo può confermare lui. Lei ha detto appunto che venivano fatti nella casa di via Fartignano dei filtri di amore, no? Glielo domandato. Sì, sì. E che c'era un mago, un altro mago, quello di sì, Paolo, no? Sì. Chi era più bravo dei due maghi? O che ne so io, la mia pazienza, che discorsi la mi fa? Io non mi avevo bisogno di magia, io soldi me li sono sempre guadagnati, bene o male me li sono sempre guadagnati, non ho bisogno di magia. Me la venga a letto con me e poi si starà a vedere. Altro è magia. E tu ci credevi, Gabriella? Io qualche cosa ci ho creduto e qualcosa non ci ho mai creduto, perché io, tanto il destino ci se lo fa con le nostre mani, scusa. Certo. Io sono andata, ci se lo disfa, scusa, anche con le appunto, proprie mani. Io sono andata, ci se lo disfa e ci se lo rifà. Io sono andata con tacchi, sotto tacchi, mi sto rialzando su ora. Capito? Mi sto rialzando, ma con fatica. Però se lo dico con fatica. Senta, il Vano gli ha mai parlato della casa lì a Fudignano, Altignano del diceva mare. Che lì andava a caricare, però io non ci sono mai entrato. Diceva che andava a caricare, chi l'ha detto? Eh? Chi lo diceva? Vanno. Bene, grazie. Ti ha mai sentito dire dallo Sgangarella di avere lo Sgangarella rapporti di amicizia con Pietro Pacciani? Sgangarella, siccome lui faceva anche lì a Solicciano un po', una volta prima lo scopino, poi faceva lo scrivano, allora aveva rapporti un po' con tutti nella sezione, perché lo scopino con lo scrivano passano di cella in cella a quello che ha bisogno, quindi i rapporti ce l'ha con tutti. Il Pacciani la domenica non andava a messa? Sì. Cioè? Pacciani non poteva andare in messa per mezzi dei detenuti. E cosa faceva? Si metteva in cella, si sedeva verso il muro sul tavolo, si faceva la messa a conto suo. Ma che facesse la messa per conto suo è una sua, l'ha capito lei? Da cosa? No, l'ho visto perché ritagliava alcune immagini da Coppa Cronaca Vera. Capito, Cronaca Vera con la messa? Poi prendeva delle specie fuori scorze di formaggio e faceva delle specie di candele. E poi si celebrava la messa sua in cella ogni tanto così, ogni domenica. Ogni questo volta. L'ha visto lei? Sì, sì, l'ho visto. Non soltanto io, a volte chiedevo un po' di formaggio in più ai lavoranti per prendere un po' di cera in più. Senta, di questo fatto che faceva una messa un po' particolare, lei ne ha parlato anche con qualcun altro, con qualche educatore? Con qualche... Sì, e di questo qui ne ho parlato sempre con l'assistente sociale volontaria Egla Valori. Per poi se ne è accorta anche lei Egla Valori che Pacciani è una specie aveva... di... una specie di satanista, perché ogni volta che questa donnina gli parlava di Gesù, di cose, Pacciani andava su tutte le furie. Questo gliel'ha detto la Egla Valori. Okay. E allora Pacciani quel giorno disse, signore mi faccia il piacere, non mi chiamo più a me. Okay. Non ne voglio più sapere né di Gesù né di Dio. E non l'ha più chiamata la Egla Valori. E poi è iniziata a parlare la direzione e gli mise a sua Elisabetta. E sempre sua Elisabetta chiamava Pacciani. È stata un'altra assistenza.
Suora Elisabetta è diventata l'assistente spirituale di Pietro Pacciani e si è così appassionata alla persona di Pietro Pacciani che si è data un grande affare nel cercare di dimostrarne l'innocenza. D'altronde era ricambiata, perché anche Pietro Pacciani, che è sicuramente un uomo, diciamo, molto sospettoso, le aveva affidato tutti i suoi risparmi una volta che era uscita dal carcere. Ma recentemente, perché questi casi, ovviamente, questi casi degli omicidi del mostro di Firenze sono sempre aperti perché non cadono mai in prescrizione. E quindi il dottor Michele Giuttari, che è il super esperto del mostro, è colui che ha condotto l'indagine per molti anni ed è il capo della squadra mobile di Firenze, recentemente, proprio in queste indagini, recentemente, cosa ha scoperto? Ha scoperto un fatto di grande importanza, di grande rilevanza, che era già presente nell'85 e che, se fosse stato valutato allora, forse avrebbe indirizzato le indagini verso la pista esoterica già a partire da quegli anni. Nadine Morio e Jean-Michel erano arrivati in Italia per accamparsi su una collina a Sesto Fiorentino, in una zona famosa per le sue necropoli etrusche. Da lì erano stati allontanati per divieto di campeggio ed erano anche stati messi in guardia che i luoghi isolati intorno a Firenze erano pericolosi per la presenza del mostro. Nonostante questo avvertimento, la coppia francese aveva scelto di porre la propria tenda agli Scopeti, altro luogo solitario e sinistro vicino a un cimitero. Quasi fossero affascinati da un rapporto col mondo dei morti. Ma fatto veramente inquietante, che avvalora il movente esoterico, è che un guardiacaccia, dopo la morte dei giovani turisti, consegna alla questura di Firenze delle foto con tre cerchi di pietre contenenti una croce di legno con due bacche rosse ai lati. Le pietre, aperte nel primo cerchio, erano chiuse nell'ultimo. Queste foto le aveva scattate il guardiacaccia a Sesto Fiorentino, nel primo luogo dove si erano accampati i giovani turisti francesi. E la cosa ancora più sconvolgente è che vicino a questi cerchi aveva rinvenuto anche un proiettile inesploso calibro 22, con un'H stampata sul fondello, identico a quelli usati dal mostro. Croce, bacche rosse inserite in un cerchio di pietre, nella simbologia della magia nera, indicano morte. Questo guardiacaccia è stato rintracciato, interrogato e ha confermato questo ritrovamento. Le indagini per trovare movente e mandante sono ancora in corso. Giustamente sono soggette al segreto istruttorio, ma che si siano avvicinate ad un punto sicuramente nevralgico che avrebbe potuto svelare qualcosa è indicato dal fatto che è stato messo in atto qualche mese fa un depistaggio. La troupe del TG1 ha ripreso queste immagini prima che la polizia mettesse i sigilli. La cappella che gli uomini della mobile cercavano da tempo potrebbe essere proprio quella utilizzata dalla setta. La scoperta della cappella, nella quale sono stati trovati oggetti e disegni riconducibili all'esoterismo e nella quale la polizia scientifica ha effettuato rilievi, potrebbe costituire un momento importante dell'inchiesta sui mandanti del mostro. D'altra parte la zona è piena di cimiteri dove tutti possono entrare e cappelle. Ad occhio nudo si capiva che era un tentativo maldestro di raffigurare una cappella satanica. Tant'è che il dottor Giuttari il pomeriggio stesso ha rilasciato una dichiarazione all'agenzia all'ANSA dove diceva che si trattava chiaramente di un depistaggio. Quindi tutto falso, tutto non vero. Mentre invece sono vere le morti misteriose che sono avvenute intorno al caso del mostro di Firenze. Perché se 14 sono le vittime, circa 10 sono i morti e scomparsi di cui non si sa nulla. È il pomeriggio del 7 agosto 93, la località Castagnolo del Chianti, quando nel bagagliaio di un'autovettura Volvo targata Firenze vengono rinvenuti i corpi di due uomini. Si tratta di due sardi, Angelo Vargiu, servo pastore di 39 anni,
e Francesco Vinci, di 50 anni. La macchina viene ritrovata in una scarpata completamente distrutta dalle fiamme. I corpi nel bagagliaio sono stati legati a mo' di incaprettamento. Senta, si dice che lei ha conosciuto un sardo, Vinci Francesco. Sì, purtroppo, sì. Senta, è vero che voleva da lei un passaporto, ma cosa? Sì, signore, sì, signore. Mi spiega un po' come è avvenuto. Sì, signore, adesso le racconto tutto il fatto. Ecco, mi dica. Una sera mi vedo arrivare a casa mia, Vinci e un altro. Lui mi dice poi una balla, mi dice che era ricercato per maltrattamenti familiari, invece era ricercato. Vinci? Sì, invece era ricercato per il mostro di Firenze. E dice: Giovanni, domani parti per Milano, vai a fare il passaporto, che io devo scappare in tutte le maniere perché non voglio mettere nella merda una famiglia. Testuali parole, signor Presidente, mi creda. La sera invece arrivarono la Criminal Pol di Firenze e arrestarono Vinci e tutta. Pare che invece sia stato arrestato non per la vicenda del mostro, ma è stato arrestato per maltrattamento. Ma no, ma lui sapeva già che c'era. Il 15 agosto 82. Lui sapeva già che c'era di mezzo la questione del morto, perché altrimenti per il maltrattamento della famiglia non voleva andare all'estero. Senta, e questo passaporto lui doveva avere per andare all'estero, eccetera. Quanto costava? Quando veniva a costare? Ma un paio di milioni ci voleva. Un paio di milioni? Sì. Francesco Vinci era stato arrestato nel 1982 come presunto mostro di Firenze. Che cosa aveva portato in carcere Francesco Vinci? Il legame con la famosa beretta calibro 22, filo conduttore di tutti gli omicidi del mostro e comparsa per la prima volta in un duplice omicidio nel 1968. Per quell'omicidio era stato condannato Stefano Mele, marito della donna uccisa, Barbara Locci, e grande amico di Francesco Vinci, malgrado il Vinci fosse l'amante della moglie. Il marito era contento che Vinci andasse a letto con Barbara Locci, perché era contento, gli portava il caffè a letto. Questa è la sacrosanta verità che mi ha raccontato lui, non sono bugie. Andavo a portargli il caffè a letto e lui era a letto con la... Solo che dopo Barbara Locci trova questo toscano e lì nasce le gelosie tra sardi e è successo quello che è successo. Vinci viene scarcerato perché durante la sua detenzione il mostro aveva colpito ancora. Il Vinci invece fu scarcerato, o meglio prosciolto, per le questioni relative al mostro, perché nel frattempo, nell'83, era stato fatto un altro omicidio? Sì, signore. Lei di questa circostanza che era stato fatto un altro omicidio per scagionare lui ne ha mai parlato col Vinci? No, non ne ho, con me non ne ha mai parlato. Tutti abbiamo dubito, tutti si dubitava che ci fosse qualcuno che volesse scagionare Vinci. Io vorrei sapere, a proposito della faccenda di Francesco Vinci, chi fu a dirgli che l'omicidio dei tedeschi era stato fatto per far scarcerare Francesco Vinci? Chi glielo disse? È Piero. Le contesto che il 15 luglio 96 le ha detto, che gliel'aveva detto Vanni. Insomma, tutte e due. Tutte e due. E perché? Che gliene portava a loro di Francesco Vinci? Gliel'hanno detto. A me non me l'ha spiegato bene. Non gli hanno parlato, non so, di una pistola, della pistola, che Francesco Vinci era collegato a una pistola. No, questo non me l'hanno riferito. A tutt'oggi non si sa chi ha ucciso Francesco Vinci e Angelo Vargiu. Ma su Vinci più volte sono emersi collegamenti col mostro di Firenze durante il processo ai compagni di merende. Senta una cosa, ma perché
Vinci aveva paura di essere ammazzato. Cosa non le diceva? Questo non lo so. L'emittente mi cominciava a fare il Vinci, dice che avevi il terrore terribile di Pacciani. Ma perché c'hai tanta paura? E dice, ma guarda, così è così, io Pacciani, un certo postini San Casciano, un certo mago, a due prostitute, ce l'ho una fattoria, e facevamo alcune sue cose, e dettavo legge Pacciani. E gli altri azionavano, insomma, come dicevo il Vinci. Sì, ma ho capito, e cosa facevano, quindi... Non lo so, si unevano, parlavano delle cose, non lo so, roba sortilegge, queste cose qui. Cosa sarebbe, come sarebbe sortilegge? Cioè? Sortilegge, una specie di roba messa satanica, andiamoci chiaro. Le ricorda, aprendosi il Vinci, cosa le diceva? Il Vinci, la prima cosa che mi disse, Sgangarella, mi devi fare un piacere, se tu per caso uscirai, o in permesso, dove vai, dovresti portare una lettera a mia moglie Empoli, e in caso mi succede qualcosa, la devi portare alla procura di Firenze. Perché ho paura che i miei amici mi fanno fuori. Paura proprio, dice, di quelle delle cose che ho commesso sono cose spaventose, Giuseppe mi diceva. Io come esco così mi faranno fuori. E infatti io questo non lo sapevo, che lui era uscito per essere ammazzato, non l'ho saputo. Io l'ho saputo soltanto a maggio che era stato bruciato di me, in macchina. Senta, la storia dei ricatti, mi dice un po' ricatti, chi li faceva, contro chi li faceva, se era il Vinci che era ricattato, se lui che ricattava, mi dica un po'. Signor Presidente, io ho sempre avuto, come è stato ammassato Vinci, che non è mai stato un gran ladro, quindi non c'era bisogno di ammassarlo come l'hanno ammassato, io ho sempre pensato che ci fosse qualcuno sotto che avesse paura che Vinci parlasse della pistola, eccetera, e che Vinci l'abbia ricattato nel vero senso della parola. Perché ammassarlo, bruciarlo così? Non si ammassa una persona, ammassarla e bruciarla così per tre pecore o cinque pecore o due maiali o tre maiali, eccetera. Abbi pazienza, lì c'è qualcosa di più di grosso. Giovanni Calamosca, questo potente uomo sardo, suggerisce l'idea che Francesco Vinci è stato ucciso perché sapeva una qualche verità sul mostro di Firenze. Ma c'è un altro dato che avvalora questa tesi, ed è il periodo in cui è stato ucciso Francesco Vinci. Infatti è stato ucciso nel luglio del 93, quando proprio Pietro Pacciani era già in carcere con l'accusa di essere il mostro di Firenze. Ma c'è un'altra morte misteriosa che colpisce tutta questa compagnia, ed è quella di Milva Malatesta, una giovane donna che è molto vicina a tutta questa congrega dei compagni di merenda. Agosto 1993, località Barberino Valdelsa. 12 giorni dopo l'omicidio di Francesco Vinci, in una macchina viene trovato il corpo di Milva Malatesta e del figlio Mirko di 3 anni, entrambi morti carbonizzati. Anche questa volta si affida alle fiamme il compito di cancellare le tracce. Ma chi era Milva Malatesta? Frequentava con i compagni di merende la misteriosa cascina di via di Faltignana. Mi fermavo, c'era Giancarlo, c'era Mario, c'era Pacciani, c'era l'Antonietta, c'era la Silvia, Milva la chiamate voi, ma si chiamava Silvia. Silvia chi, scusi? La ragazza è morta, oltretutto. Malatesta? Quella che è stata trovata morta col bambino? E ogni volta ci sono passata, ogni volta l'ho trovata. A casa di Indovino? Di Indovino. Tra l'altro dopo io l'ho ritrovata, la veniva anche in Santa Maria Novella a fare la mignotta qualche volta, la Silvietta. Questa ragazza che è morta. Ragazza. Una vita disperata, quella di Milva Malatesta. Il suo primo convivente si era suicidato in carcere. Aveva avuto una relazione col mago Indovino ed era stata anche l'amante di Francesco Vinci. Questa la conosco. È quella donna bionda che era una sera Vinci al ristorante di Calenzano. Sa che mestiere faceva, se era una prostituta? Sì, era una prostituta. Lei conosce il nome? Nome io non mi ricordo. È Malatesta Milva, è l'altra donna, persona che è stata ammazzata subito dopo il Vinci.
Per la sua morte era stato processato il marito e padre del piccolo Mirko, Francesco Rubino. Rubino, per legge lei ha facoltà di dire l'ultima parola, vuol dire? Se la vuol dire. Bene, dica. Parli al microfono. No, se vuol parlare lo faccio parlare. Scusa, se vuol dire qualche cosa, no, qui non c'entra nulla l'avvocato. Mi dispiace, la mia moglie e più mio figlio ha perso un bambino per nulla. Non sono stato io a mangiare. Va bene. Allora, il nome del popolo italiano, la Corte d'Assise di primo grado di Firenze, sezione seconda, vista articolo 530, comma secondo, codice procedura penale, assolve Rubino Francesco dal reato a lui ascritto per non aver commesso il fatto. Ordina la scarcerazione dell'imputato, del Rubino Francesco e al direttore del carcere della sua immediata dimissione se non detenuto per altra causa. L'udienza è tolta. Anche per questo omicidio non si sono trovati i colpevoli. La madre di Milva Malatesta, Antonietta Sperduto, altra figura tragica di questa vicenda, era stata costretta ad avere rapporti sessuali con Pietro Pacciani e Mario Vanni. Lei sa se Mario andava anche dalla Sperduto, è un fatto? Sì, sì, sì. Dunque il rapporto con la Sperduto gliene spiego io, gliene posso spiegare benissimo. Sperduto Antonietta. Il rapporto con la Sperduto Mario portava la posta. Nei primi tempi questa donna era un po' restia, era un po' diffidata di... Mario cominciò a fare le sue avanze con questa donna, questo me lo ricordo bene. Lo diceva Mario? Sì, me lo diceva a me. Cominciò a fare le sue avanze con questa donna e questa donna non è che la gli si concedesse subito. Ci fu dei momenti che mi ricordo mi diceva che lei la girava intorno alla tavola, c'era una tavola, non lo so io, e lui si masturbava. E dopo a regola questa donna la cominciò, cioè da questa poveretta la si concesse. C'è stato delle confusioni. Ci spieghi che confusione? Addirittura perché la Silvia non aveva necessità, avendo il bimbo, avendo necessità veniva in Santa Maria Novella a fare la mignotta come me, no? E la mamma invece stava in fondo. La mamma è la Sperduta, la signora, sì. Sperduta. E la Silvia addirittura un giorno fa, Silvia Milva, insomma io l'amo Silvia perché me la ricordo come Silvia, fa la Silvia, dice, non gli è bastato rovinare mio padre, ora viene a rovinare anche me. Lei sa se da questa signora ci andava anche il Pacciani? Sì. Può spiegare come lo sa e cosa sa? Perché Mario una volta mi disse che gli era ora di farla finita, di andare dalla Sperduto, perché il marito gli era incazzato nero. Sa come si chiamava il marito? Il marito non lo conosco. È Renato Malatesta, quello che è Renato, morto, ma io non lo conosco, non l'ho mai visto. Era incazzato nero perché questi insomma facevano un po'. Questi sarebbero Vanni e Pacciani. Vanni e Pacciani. Facevano un po' come uso essere in casa sua e che quest'uomo se gli andava a dormire dopo desinare gli andava un po' premunito, uso dire con una farce sotto il guanciale, roba del genere. Questi sono discorsi di Vanni. Lei l'ha conosciuto? Sì. Era il signor Malatesta Renato? Renato, sì. Come l'ha conosciuto lei? Nel suo lavoro? Non andavo, all'epoca però non facevo ancora la prostituta di fissa, insomma, però ogni tanto se mi capitava facevo. Con Renato addirittura non c'era quasi nemmeno rapporto di sesso. Lui era il classico tipo, cioè io credevo addirittura fosse affetto da mania di persecuzione, pensavo, perché ogni volta che veniva da me mi raccontava sempre era minacciato, era minacciato, era minacciato. Io le voglio dire di più, una delle ultime volte che l'ho visto, l'ho trovato, era tutto segnato, Renato. Tuo marito è morto? Sì. Come mai è morto? Come è morto suo marito? Come è morto suo marito, signore? Ce lo può dire?
Non risponde, quindi pubblico all'interno. Si è impiccato, signore. Si è ucciso. Come mai, signora? Lei lo sa, lo ha pensato. Come? L'ha mai saputo perché si è impiccato. Come mai suo marito si suicidò? Non ce lo può dire. Allora? Maria Antonietta Sperduto, amante di Pietro Facciani e Mario Vanni, era la moglie di Renato Malatesta. L'uomo venne trovato impiccato in questo casolare. Allora la morte venne archiviata come suicidio. Oggi invece si parla di omicidio e si vede nella foto Renato Malatesta tenta con la mano di allentare la corda al collo e sfiora il terreno con i piedi. La morte di Renato Malatesta è ormai archiviata con tutti i suoi dubbi e i suoi misteri. Ma il mistero dei misteri di tutto questo processo per il mostro di Firenze è quella pistola, la Beretta calibro 22, che, con la quale sono stati commessi tutti gli omicidi. E anche in questo processo si è cercato a lungo di ritrovare a chi fosse stata data e soprattutto dove fosse finita. Perché ritrovare questa pistola permetterebbe quasi sicuramente di risolvere gli ultimi dubbi sul mostro di Firenze. Senta, è quella pistola con quale fu commesso il primo delitto? Sì. Che fine ha fatto? Io, signor Presidente, dalla pistola non ne ho mai saputo a chi sia stato dato. Io non, questo non lo posso dire perché direi una bugia. Il Vinci mi disse che la pistola era la sua. Questa qui. Come? Che la pistola era la sua. La sua? E poi dopo, io a chi l'ha data non lo so e non lo posso sapere. Lei è stato processato per codetenzione della famosa Beretta calibro 22. Come? Sì. Non è che a lui hanno trovato una pistola. No, Presidente, aspettiamo. Signor Presidente, glielo posso spiegare in due parole? Mi lasci spiegare prima il Presidente. Deve sapere. Scusi, faccia parlare. Deve sapere. Che cosa è successo? È successo che è saltato fuori, io litigai con tre persone, una di Firenzuola, una di Imola e una di Borgo San Lorenzo, avevo litigato per fatti miei. E questi qui si misero al servizio dei carabinieri per incastrarmi. Permettami, lasci finire, è inutile, io parlo col Presidente adesso, poi parlo con lei. Che no, non parlo per niente. Questi tre testimoni dicono che avevano visto la pistola in casa mia, sporca di sangue. E allora mi arrestarono e mi portarono a Sodiciano. Dopo 59 giorni si fece il processo. Quindi lei sulla cessione dell'arma non ci può dire nulla? No, signore. Signor Presidente, io devo farmi stanza. L'avvocato Mignani Paolo, Presidente, mi consente di parlare 5 minuti con il mio cliente. Dai 2 minuti. Ma in corso d'esame mi sembra un po'. Cosa? Mica puoi interrompere l'esame. Se c'è qualcosa di importante, scusa. Cioè, può motivare lui. No, mi spieghi perché. C'è nessun problema, anzi. C'è opposizione, Presidente. No, non si può interrompere l'interrogatorio. Voi parlate per voi. Ricordo al mio cliente che ha la facoltà di non rispondere. Lei, quindi se lei ritiene opportuno può non rispondere. E questo l'abbiamo detto all'inizio, quando la domanda non può rispondere. Presidente, questo difensore ha un'istanza. Avvocato Curantai, vorrei che non si... Ma voi non avete capito la mia... Mi fate finire la domanda. Non ha risposto Calamosca se intende o non intende rispondere. Non intendo rispondere. Allora... Io faccio un'istanza, Presidente, che deriva dal mio esame, e cioè... E a questo punto chiedo che la Corte, ex articolo 507, voglia acquisire gli atti del procedimento relativo al processo nel quale il signor Calamosca era accusato di detenzione della Beretta calibro 22. Basta, ho chiuso. Vabbè, questo è come suggerimento la Corte può considerare. Bene? Altre domande? Presidente, mi sembra, non vorrei aver capito male, che il signor Calamosca ha detto che non intende più rispondere. Forse aver capito male. Io non intendo più rispondere, signor Presidente. A lei rispondo sempre. Ma agli altri qua non rispondo più. No, lei se risponde. Inventati di fare domande. Ha detto che non vuole.
Avvocato Pignati, per cortesia, ha fatto il suo osservazione, basta. Faccia fare la domanda e così vedrà. Lui al limite confermerà che non corrisponde, però il processo l'ha fatto con certi modi. E salve cielo. Allora andiamo con l'avvocato Santoro. Lui gli raccontò la dinamica del delitto del 68? Sì, signore. La ringrazio. Non gli disse dove aveva messo l'arma dopo il delitto? Signor Presidente, signor giudice avvocato, a me Vinci non mi ha mai parlato dell'arma, non me ne ha mai parlato. Certo. Dove l'aveva messo, cosa ne aveva fatto, non me lo... Non gliela dico. Prego. Prego, avvocato Filastoldi. Ho finito, signor Presidente. No, l'avvocato Filastoldi fa altre domande. Lei ha detto, ce lo conferma, che Vinci venne arrestato a casa sua. Sì, signor. Nel 1982, il giorno di Ferragosto. Sì, signor, il 15 agosto. Dal Ferragosto dell'82 fino a Pasqua del 90 non l'ha più rivisto? Non l'ho più rivisto. Non ci ha più parlato? Non ci ho più parlato, perché lui se ne ebbe a male perché fu arrestato in casa mia e pensava che io avessi... Dovesse entrarci qualche cosa lei? Sì, invece ha capito, questa è la storia. Quindi lei di questa pistola poi non ne ha parlato. Signor Presidente, io sono già stanco, mi rifiuto di rispondere a qualunque cosa. Quello che dovevo dire l'ho già detto a lei. Guardi, signor Calamusca, che qui nessuno vuole ce l'ha con lei. No, sa. Ma lei sa benissimo che nessuno... Non intendo più rispondere. No, stai a sedere. Se lei se lo ricorda, signor Calamusca... Non rispondo più a nessuno. Se avvale la facoltà di non rispondere, quindi non ci si può fare più nulla. Bene? Sembra proprio che Giovanni Calamosca sappia qualcosa di più su questa pistola, ma che non lo voglia proprio dire. Ma ritorniamo e chiudiamo il cerchio. Ritorniamo a Pietro Pacciani. Lo abbiamo lasciato che era stato condannato come mostro di Firenze in prima grado ed era in carcere in attesa del processo di appello. Come principio io non voglio mai sapere e cerco di dimenticare anche quando l'ho saputo dalla stampa o da queste cose, non voglio sapere mai niente di quello che hanno fatto, perché il mio compito è quello di essere un fratello per tutti, a capire. Ora se tu c'hai un fratello assassino è un nemico facile, eh? Io sono convinta che lui aspetta e che crede che all'appello tutto questo venga cancellato. Ecco, io vorrei che anche, nonostante ormai i cancelli si siano chiusi alle spalle di Pacciani, e che sia tornato nella sua cella, nella sua sofferenza. Vorrei proprio che coloro che lo considerano innocente non lo dimentichino. Ho visto qualche giorno fa sua moglie, sono andata. È in una solitudine, in una situazione veramente... Lo aspetta, proprio lo aspetta e si domanda come mai non lo lasciano tornare. Il 29 gennaio 1996 inizia il processo d'appello contro la sentenza di primo grado che ha condannato Pietro Pacciani a 7 ergastoli. Il processo si conclude il 13 febbraio 96. La Corte si ritira in Camera di Consiglio e dopo 5 ore la sentenza. In nome del popolo italiano, la Corte d'Assise d'Appello di Firenze, sezione seconda, assolve Pacciani da tutte le imputazioni per le quali ha riportato... No, signori! Signori, per favore, silenzio! Tutte le imputazioni per le quali è riportato condanna in primo grado per non aver commesso il fatto. E ne ordina l'immediata scarcerazione se non detenuto per altra causa. Esultano gli avvocati Fioravanti, Bevacqua e Marazzita. Io piango quando l'hanno condannato e piango anche oggi. Ora si può anche morire perché c'è speranza. C'è speranza che l'Italia abbia ancora giustizia. Ma dai, su. C'è tutto il suo tormento nella sgangherata reazione di Angiolina, la moglie di Pietro Pacciani. È scontrosa, diffidente. Suo marito l'ha picchiata tante volte, le ha stuprato le figlie. Ora che la giustizia italiana forse glielo rispedisce a casa, lei non lo vuole più. Manni Angiolina, la moglie di Pietro Pacciani, ha mantenuto la promessa e una volta che il marito è tornato a casa, lei se n'è andata.
torna a casa, Angiolina, io ho bisogno di te. Noi siamo malati, abbiamo bisogno di assistici l'uno con l'altro. Dio benedetto e santo, sono solo un cane in questa casuccia. Mi hanno portato via la moglie e non si sanno l'abbiamo portata. Non ti ho fatto a mangiare tu nella casa, all'orto, cioè, aiutatemi Dio. Din din dino, din din dino, sette pecore un agnellino, sette pecore sette vacche, sette pentole di latte. Nel frattempo però la Cassazione aveva rigettato l'assoluzione di Pietro Pacciani e aveva ordinato di celebrare un secondo processo d'appello. Ma pochi giorni prima di questo secondo processo d'appello Pietro Pacciani muore. Bisogna dire che la posizione, Pietro Pacciani affrontava questo secondo processo in una posizione molto più difficile di quella della prima, perché nel frattempo si stava celebrando il processo ai compagni di merenda e Lotti e Pucci avevano parlato e confessato tirandolo proprio in ballo. Pietro Pacciani viene trovato morto sul pavimento della propria abitazione il 22 febbraio del 1998. Ha i pantaloni abbassati e ci sono delle strane macchie ipostatiche sul suo corpo. Ma la perizia ordinata al referto medico dice che è morto per arresto cardiaco, cioè è morto per infarto. Però vengono ugualmente, perché tutto ciò che riguarda questa vicenda viene selezionato, mantenuto, conservato, quindi vengono raccolti gli umori di questo cadavere. E proprio recentemente, sempre nel proseguo dell'indagine che ancora stanno andando avanti, viene eseguita una perizia su questi liquidi, perché è sorto il dubbio che Pietro Pacciani sia stato ucciso. Uno spray usato da chi soffre di asma potrebbe aver scatenato l'infarto che stroncò Pietro Pacciani. Il vecchio contadino non soffriva di asma e quel farmaco era pericoloso in soggetti come lui. Può provocare anche una forma di infarto o concausare una patologia infartuale su una preesistente condizione fisica danneggiata. Nella perizia c'è un altro dato importante. Pietro Pacciani aveva interrotto le cure che aveva sempre seguito. Pacciani quindi può essere stato ucciso, ma io credo che sia passato troppo tempo per poter stabilire se Pietro Pacciani è morto di morte naturale o qualcuno l'ha aiutato a morire. Le indagini sul movente, sul mandante continuano, ma forse anche per questo è rimasto ed è passato troppo tempo e molti che sapevano sono morti o scomparsi. Ma c'è una verità ed è questa. Pietro Pacciani, Mario Vanni e Giancarlo Lotti sono gli esecutori materiali degli omicidi del mostro di Firenze. Rimane un interrogativo, forse qualcuno si è nascosto dietro. Noi per stasera abbiamo terminato, io vi saluto e vi do appuntamento a martedì prossimo, sempre alle 23.30, sempre sulla Terza Rete, e il prossimo argomento sarà una strage familiare.